Per cui sì, loro sono persone che vanno assolutamente allontanate perché non servono a niente neanche ai cittadini che comunque di fatto hanno eletto persone che dovrebbero portare avanti leggi, dovrebbero fare qualcosa per migliorare, si spera, la nostra vita. Per quanto riguarda gli stipendi, io non dico che un onorevole debba guadagnare zero, come ogni tanto si sente, questo ovvio, altrimenti molti onorevoli neanche ci sarebbero ora la Camera compresi tanti grillini perché prima magari escono dagli studi perché abbiamo anche, c'è stato un ricambio per cui sì. molti onorevoli giovani che hanno fatto praticantato magari vengono anche da esperienze che non avevano questi grandi stipendi però un taglio assolutamente ci vuole cioè che si spenda tanto, si spende meno di prima però che si spenda tanto è sotto gli occhi di tutti, che ci sia poca trasparenza pure, noi abbiamo fatto una grande battaglia anche per quanto riguardava i vitalizi, abbiamo, mi sembra 2600 ex parlamentari che hanno dei vitalizi che sono altamente molto sopra quello che quello in realtà non è stato per cui insomma ci sì. sono una serie di sprechi legati alla politica che sicuramente stanno creando tutta quell'antipolitica perché non è solamente chi dice bisogna tagliare o rendere tutto più trasparente che per me è giusto creare l'antipolitica l'antipolitica la crea anche una classe dirigente che spesso si arrocca oppure dice io prima guadagnavo di più, ci sta che uno prima guadagnava di più, però fare politica è una scelta, per cui quando uno lo fa lo sa già prima.